you Di dare delle piccole informazioni, un quarto d'ora per poi permettere a tutti di andare a cercare a cercarne altre per approfondire. Bene, siamo qui con due ospiti, vi li presento subito. Abbiamo la signora Maria Rita Signorini, presidente regionale d'Italia Nostra. Ben arrivata. Esatto. E Buongiorno eh, a voi. Lorenzo Somigli, segretario dei Giovani della Lega. Buongiorno a tutti. Noi eh, oggi abbiamo un argomento che eh, fa veramente saltare i nervi a molte persone nella nostra città perché parliamo di verde, il verde che riguarda eh, tutti noi, quindi alberi e quant'altro, perché sapete eh, avrete letto le polemiche che ormai da mesi sono eh, presenti sulla nostra città. Iniziamo da una vicenda, l'ultima, che è quella della Dino Compagni, e ci facciamo spiegare da lì, poi andiamo avanti che cosa è accaduto. Allora proviamo a fare una sintesi di questa vicenda. Nel quartiere 2 esisteva una scuola, esisteva fino al 2015. Dove era presente l'amianto. Io stesso ho frequentato quella scuola, era la scuola media di No Compagni, io quindi io veniamo tutti no da quel problema, tutti ci siamo passati Infatti, da lì. Era una scuola anche fatiscente perché comunque ci pioveva dentro, quindi doveva essere abbattuta e ricostruita. Già nel 2011 si paventava la ricostruzione di questa scuola, ma non furono sbloccati i soldi adeguati per poter partire con i lavori. Alla fine, dopo tanti anni, al 2015, parte la demolizione. Finisce all'inizio del 2016 si ottiene il progetto di ricostruzione che, come abbiamo scoperto poi, comprende l'abbattimento la, di eh, circa 40 alberi su 70. E questo poi è il nodo del contendere, certo. perché noi vogliamo sì la scuola, ma vogliamo anche che sia mantenuto il verde. Quindi bisogna conciliare l'esigenza di una nuova scuola che serve al quartiere perché. Ad oggi eh, gli studenti sono alloggiati o all'istituto dei ciechi o alla succursale alla Carducci, quindi si è creato un disagio con la demolizione. Però lo dobbiamo conciliare con un patrimonio arboreo importante per il quartiere che deve essere salvaguardato, quindi la scuola sì e il verde pure. Certo. Allargando il discorso, parliamo di verde che riguarda la nostra città, perché eh, negli ultimi anni ci sono stati molti abbattimenti di alberi, in particolare perché eh, alcuni non erano, alcuni per i lavori, altri perché non sono piante sane. Ma, ehm, è reale tutto questo? Perché ci si domanda sempre, è vero, gli abbattimenti sono necessari o non sono necessari? E poi, che cosa deve fare, a vostro avviso, un'amministrazione di una città per mantenere una quota del verde necessaria alla vita? Dunque, noi non siamo contrari agli abbattimenti necessari, mm. perché ovviamente la salute certo. dei cittadini e la loro incolumità sta a cuore anche a noi. Però ehm, il discorso è che sono stati abbattuti in maniera indiscriminata molti alberi che erano anche sani. Il questo perché eh, si era fatta strada l'ipotesi di fare un rinnovamento radicale di alcuni viali cittadini che è una scelta che noi abbiamo contestato violentemente, ma non solo Italia Nostra l'ha fatto, ma insieme a tutti i cittadini certo. che si sono visti da un giorno all'altro del mese di agosto eh, depauperati di una risorsa ambientale eh, ineguagliabile che eh, praticamente sarà forse risarcita tra una trentina d'anni, perché parliamo di alberi ad alto fusto, i ipocastani di Viale Corsica che sono stati tutti abbattuti. Eh, altri di altri viali, parliamo di piazza San Marco dove sono andati giù tutti gli alberi storici, parliamo dei pini, dei venti pini della stazione che erano stati ripiantati appena dopo la, 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 la finitura sì. della stazione da parte di, di, di Michelucci, quindi verde storicizzato. Quelli sono andati giù eh, probabilmente per far posto ai binari mm. della tranvia, perché se uno va ora a vedere al posto dei pini ci sono i binari mm, della, della tranvia. Quindi cioè. diciamo che è stata data una, eh, una notizia che non era... Quella che poi. Non era reale. Non era, cioè, non era quella giusta, ingiusta, insomma. Eh. Si doveva dire: vanno giù perché ci devono essere i binari della tranvia e sarebbe stata una cosa più onesta da parte dell'amministrazione. Eh, per quanto riguarda quelli di Piazza San Marco, è vero che c'era stato un fortunale che aveva mm -hmm. fatto dei danni, però quello era un impianto di uno dei più grandi paesaggisti italiani, di Porcinai che doveva essere tutelato, tant'è che la sovrintendenza poi ha eh, diciamo, imposto di ripiantare le stesse essenze mh, che, aveva, eh, che aveva studiato il eh, porcinai. Eh, per quanto riguarda gli altri viali, è sotto gli occhi di tutti, cioè la città è, è orfana da quel punto di vista, perché oltre al bilancio... Ehm, diciamo della CO2 e dell'ossigeno reso al posto degli inquinanti. C'è anche un fattore di climatizzazione. Cioè. Noi sappiamo che sono, eh, svolgono una funzione eh, irrinunciabile gli alberi, co soprattutto con le estati torride che abbiamo ora. Che con i cambiamenti climatici vediamo che si arriva a delle temperature insopportabili di 40 gradi. Allora, se si vede la, la, la città so, alla luce dei raggi infrarossi si vedono delle isole di calore laddove non ci sono più alberature. Anni, certo. E invece appunto si riesce a, a diminuire di 3-4 gradi, che non è poco. Assolutamente. Eh, no, oltre no. al fatto che insomma, è anche bello esteticamente no, certo. avere, avere una piazza dove fermarsi, adesso mi dicono in piazza San Marco nessuno più si siede perché no, eh, soprattutto pensiamola d'estate sarà un, un posto da attraversare velocemente. No? Certo. Quindi, oltre al beneficio eh, psicologico degli, ed emotivo ehm. no, del, del, dell'avere degli esseri viventi perché poi. Ancora siamo molto lontani da avere il rispetto delle, che le piante si meritano di avere. Sono esseri viventi e senzienti. Addirittura, secondo Stefano Mancuso, che mm. è uno dei più grandi scienziati che abbiamo qui all'Università di Firenze, ma ce lo chiedono e ce lo contendono tutti, è un neurobiologo eh, delle piante sì, sì, sì. che sostiene e ha dimostrato mm. con studi... Molto ben eh, basati su dati scientifici inoppugnabili, che le piante hanno un'intelligenza. Certo. E l'intelligenza delle piante risiede nell'apparato radicale. Quello che viene fatto uh -huh. alle piante di Firenze è tagliargli le radici. Sarebbe come uh -huh. se a noi amputassero le gambe in e le braccia. È una cosa Perché l'albero non ha più uh -huh. eh, non è più radicato certo. in terra, e quindi ai primi. Venti forti alle primi, ai primi fortunali viene giù e okay. invece okay. noi si favoriscono i sottoservizi dando in appalto i sottoservizi a uno il rifacimento della sì, strada a un altro quindi non c'è certo. una cabina di regia che rispetti gli apparati, vegetali, gli apparati delle, eh, certo. radicali degli alberi. E cui dopo eh, si arriva cade a... Non è quello che può accadere, quindi che eh, degli alberi cadano. Ecco, è stata chiarissima no? la Chiarissima. La Assolutamente, sicuramente. penso sicuramente. che le spettatrici hanno capito. Quindi, allora, quindi innanzitutto, ci vuole... Ribadisco anch'io anch che, che... Capisca tutto questo. Quando si tratta di un problema di sicurezza, l'albero va abbattuto questo il prima possibile. Su questo siamo sicuri, non si può eccepire da questo. Però negli ultimi anni si sono susseguiti una serie di abbattimenti, okay. ora è stata citata Piazza San Marco che è cambiata nei suoi connotati, sì, francamente è irriconoscibile, io quando rimisi piede in piazza non mi rendevo conto di più dove mi trovassi, oppure anche i platani alle cascine, possiamo citare anche questo esempio, insomma sono tanti gli abbattimenti Sono tanti. Io vorrei però interrompere per dire una cosa, la signora ha detto una cosa importante, cioè non c'è una cabina di regia perché gli alberi cadono se noi tagliamo l'apparato radicale, ovviamente l'albero non viene... Bene, e poi al primo Fortunale può anche eh, cadere e avere dei problemi. Eh, la cabina di regia sarebbe necessaria, forse, sarebbe la cosa più importante. E io mi permetto di dire quando si è deciso di fare la tranvia, anche se poi i lavori sono stati fatti in certa parte a vista. Eh, si sapeva che passavano laddove eh, c'erano degli alberi che erano lì da ormai da tanto tempo. Purtroppo la tranvia ha comportato una serie di tagli, anche i primi cantieri, penso allo statuto, hanno comportato una serie di abbattimenti, quindi sicuramente la tranvia ha avuto un impatto sul verde della città. Se poi parliamo di un altro problema che è quello della programmazione, mm. oggi ci ritroviamo a fare un lavoro di sostituzione di determinate piante, magari di piante non adatte alla città che doveva essere fatto tanti anni prima. Oggi abbiamo, abbiamo scelto delle essenze che forse non si confondono ad una città come Firenze. Ecco, anche Quindi siamo arrivati in ritardo forse. Siamo problema. arrivati in ritardo forse. Abbiamo fatto delle scelte ripiantando laddove si è tagliato che poi fra qualche anno ci daranno dei problemi. No, allora no, adesso no. io devo dire che c'è l'odio e, e la caccia al pino. Mm. Eh, mm. Pare che si debba assolutamente eliminare tutti i pini dalla città di Firenze perché hanno eh, il vezzo di avere le radici mm. che vanno a cercare l'acqua e, e i sali nutritivi eh, eh, affiorano, sì. no? per cui devastano il, il manto stradale, il manto stradale certo, marciapiedi, beh. eccetera. Diciamo che quando sono stati piantati eh, era un'altra altro, un altro, un un epoca. No? C'era anche un'altra paura. Però, però eh, noi pensiamo che invece possano essere eh, sostituite le piante critiche eh, in condizioni non ottimali, ma c'è una classificazione perché mm -hmm. si va dall'A A alla D, no? quindi mm -hmm. le piante in D sono quelle che hanno dei grossi problemi vuoi per appunto, le amputazioni delle radici, per i sottoservizi, vuoi per capitozzature e potature non adeguate, perché anche, anche quello va detto. Se si potano le piante in maniera non corretta si formano delle carie e delle cavità per cui poi tutta la pianta ne risente. Quindi ci vorrebbe una, una capacità eh, diversa di, di considerare il patrimonio arborio e una manutenzione diversa. Certo. Per cui non si deve arrivare mm -hmm. a eh, logorare una pianta fino a farla diventare in D e per cui... Per è necessario italiano, abbatterla cioè, sì. e in ogni caso noi abbiamo una, e questo è stato, è stato fatto anche eh, diciamo con un confronto con la nostra associazione abbiamo un esempio virtuoso che è il viare Torricelli mm -hmm. eh, per cui sono stati tagliati è vero una ventina di pini che però sono stati ripiantati allo stesso cioè nel, nella stessa misura in cui sono stati tagliati e piano piano si eh, vedranno crescere questi pini che sostituiranno eh, quelli che via via dovranno ancora essere tagliati. Però diciamo che eh, una ventina di grandi pini sono rimasti e eh, l'identità di quel viale, come era nelle intenzioni del Poggi, perché il Poggi aveva pensato a essenze diverse per ogni certo. viale, con una, il trionfo della biodiversità, divers diversamente di quanto succede il oggi, che girai. vengono presenti cioè scelte alcune, alcune specie possibilmente che non danno noia, che non, eh, non hanno bisogno di grande manutenzione, come i, pe, i peri calleriana, no? i peri cinesi che Ormai sono diventati invisi a, a gran parte della popolazione. Invece il Pogge aveva pensato appunto a un sistema di viali per cui ogni viale aveva un'essenza diversa. Quindi rimaniamo anche in quello che è il disegno storico, disegno storico della, della, cioè. della città: Beh, la città Quindi, è un monumento. È cioè, noi dobbiamo pensare che non solo tutto il centro storico, ma anche i viali ottocenteschi del Pogge sono un monumento, e noi abbiamo il dovere di preservarlo il più possibile nella sua integrità. Firenze dovrebbe essere concepita come tutto un monumento, non solo l'estato di Piazza della Signoria. Sì, Quindi dovremmo più possibile far sì che chi rientra a Firenze a livello di sensazione abbia sempre l'idea di trovarsi lì. Sì. Io quando rientro a Firenze oggi in Piazza San Marco penso di essere altrove. E purtroppo ci vorrà del tempo prima che queste eh, nuove piante crescano. Sì. Eh, infatti, io, no. io volevo, volevo parlare Siamo un attimo... Siamo quasi in chiusura, sì. quindi sì. abbiamo pochissimo tempo. Volevo citare un esempio mm. classico che è quello di Piazza della Vittoria. Sì. Con l'assessore la, la, sì. Bettini abbiamo trovato... Uh, ora forse una, un modus operandi, nel senso che abbiamo fortemente insieme ai comitati dei cittadini che si sono molto interessati alla, alla vicenda. Eh, siamo riusciti forse a fermare il progetto che avrebbe abbattuto tutti i pini, anche lì era, si tratta di una pineta urbana importantissima. Sì. Davanti a una scuola che è la, il Dan eh, Liceo Dan Dante, Dante eh, che è storica perché il primo impianto è del, sì. del 24, poi nel 29, poi do dopo la seconda guerra mondiale è stato rinfoltito: Poi molto eccetera. abbiamo combinato, corso, Esatto, giocato e fa parte dell'identità di Firenze, quella, quella pineta. Forse siamo riusciti dopo tante assemblee e tanti incontri a far prevalere l'idea del restauro della piazza, cioè non buttiamo giù tutto e facciamo una piazza anonima, eh, che uno la può trovare in qualsiasi altra città, ma restiamo attaccati al progetto originario. Quindi rimettiamo dei pini. Bene, bene, Secondo bene, un perfetto. progetto di eh, paesaggistico. No? Cosa... Quindi restauro anziché abbattimento e rifacimento. Cosa che o come fuori. quello che, vogliono, uh -huh. che dicono in amministrazione riqualificazione. Per favore, non lo non dite lo più. Non lo usiamo più. Non la lo parola, dite parola, più perché siamo veramente in chiusura a proposito, siamo proposito. A proposito Piazza della Vittoria vi volevano mettere anche le panchine di cemento in sostituzione, ecco, sì. di cemento in sostituzione. Ecco, quindi sarebbe stato un intervento veramente negativo, quindi e viali asfaltati sì. Vi dico l'ultima cosa sulla Dino Compagni, chiediamo pubblicamente l'esibizione del nulla osta agli abbattimenti e di interrompere gli abbattimenti degli alberi. Stop. Bene, noi siamo in chiusura, questo è un argomento che veramente avrebbe richiesto, vi scusa, <ride> avrebbe richiesto molto molto tempo, probabilmente <ride> potremo anche riparlarne. Bene Comune finisce qui, alla prossima puntata.